Benvenuti sul canale di Gamercode, qui è King Evolution 61 e riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Ora dovevamo esplorare tutte le zone e diciamo trovare le divinità che ci potevano aiutare nel sconfiggere Tartaro. Ok. Allora, andiamo a questa che è la più vicina. La Valle dell'Eterna Primavera si trova nella parte più bella dell'Isola d'Oro, ma il suo meraviglioso panorama nascondeva i segreti più orrendi. Andiamo. Quindi è da quella parte. Vabbè, per ora abbiamo già potenziato tutto. Ce la facciamo a toccare il suolo prima di sfracellarci? Probabilmente no. Che c'è qua? Qualcosa di interessante? Nel frattempo. Ah. Vediamo. Che abbiamo fatto? Ok. Sì, un attimo che ci prepariamo. Olè. Aspetta. Olè. Con calma. Un attimo. Venite qua. Ah, sono. Un attimo. Uno alla volta. Uno alla volta. E qua. Dai, questa è quasi morta. Olè, uno se n'è andato. Mo, vediamo di toglierci pure questi. Calma. Aspetta. Piano. Non ho fatto in tempo a pensarla. Ok. Boh, sei rimasta soltanto tu. No, liscio. In testa. Ok. No, no, devi mirare sempre. Olè. Olè. Fatto. Bene, bene così. No, prendi questo. Allora, vediamo qui che cosa abbiamo liberato. Ah, intanto lì sta un altro soggettone. Vediamo se riusciamo a fare un attacco furtivo. No, no. Vabbè, pazienza. Via. Olè. Abbiamo fatto. Allora, noi abbiamo fatto. Abbiamo premuto questo tasto. Ok. Sì, noi diciamo che se ci troviamo davanti qualche, diciamo, oggetto, qualche cosa sbloccabile, cerchiamo comunque di sbloccarla. Tra la quest principale e una missione secondaria al massimo. Ehi, e questi ce li siamo dimenticati. Allora. Forse da qua? C'è qualcosa? Ah, quindi ci vuole il fuoco. Facciamo così. Vediamo se riusciamo.
Olè. E di per poco, un attimo. Ok. Ecco qua. Beh. Scusi. Eh sì, si è aperta. Ah, ok. Bisognava soltanto un po' accompagnarli. Va bene. Quindi abbiamo sbloccato pure questo. Sperando ci sia qualcosa di interessante, sinceramente. Che c'è? Con cattiveria. Ah, materiali e un nuovo elmo. Elmo setoloso. Vediamo che ci fa. Ci fa aumentare i danni con mosse finali di combo. No, mi tengo sempre questo, dai. A posto. Allora. No, non ci inchianchiamo tra le colonne. Andiamo ora diritti verso la prima statua. Allora, per raggiungerla c'è quel ponticello, quella strada là. Io questi qua se andrei da qui. Tanto presumo di riuscire ad arrampicarmi tendenzialmente senza problemi. Abbiamo scoperto Dea dell'amore. Perfetto. Ok. Per curiosità, qua c'è qualcosa? Apparentemente sì. Che c'è di interessante? Ah, un calderone per fare le pozioni. No, vabbè. Non possiamo fare niente ancora. Poi mi raccomando, diteci la vostra nei commenti su questo Immortals. Che cosa ne pensate? Se vi sta incuriosendo o meno. A me sinceramente mi sta garbando abbastanza. Sicuramente non era il più atteso tra Assassin's Creed e Legion. Sicuramente Immortals era il terzo incomodo e secondo me se la sta battendo abbastanza tra i primi due titoli più importanti. Poi mi raccomando, mettete like, condividete il video se vi sta piacendo per supportare la serie e il canale. Che è qua? Fenix si imbatté in una creatura alata che era facile scambiare per una fata. La sua vera identità sarebbe stata comunque rivelata presto. Quindi? Che cos'è? Fenix avrebbe dovuto liberarla per scoprirlo. Sì, ma tu puoi dirmelo subito. Potresti rispettare il mio ritmo narrativo? Vuole spoiler, Deus. Liberata da Fenix, la piccola creatura prigioniera sull'isola lanciò un grido. Che significava? Grande eroina, io sono solo un pezzo di Nike, la dea della vittoria. Libera gli altri affinché possa tornare in tutta la mia gloria. Non vinceranno senza Nike. È come un guanto, una di quelle cose che indossi per proteggerti mentre corri. Un elmo. Sì. Probabilmente là mi segna pure dove sta il secondo pezzo. Dovrebbe essere da ste parti, più o meno. Giusto? Sì, grosso modo. Vabbè, continuiamo la nostra scalata. Si vede la cima. Dai, su, con cattiveria. Prendi, prendi. Ecco qua. Arrivati in cima. Prendiamo Ambrosia. Ah, sbloccato così.
Cos'era quello? Me lo domandavo. Lampo dal blu. Esploro la regione della statua. Ok. Andiamo qui così possiamo vedere i punti salienti. Ok. Ah, la valle dell'eterna primavera. Tra le sue meraviglie c'è un enorme albero che arriva fino in cielo. La sala degli dei. Il palazzo di Eros. Oh, finalmente un lieto fine anche per lui. È un palazzo che appartiene alla dea della bellezza in persona. Ma certo, Afrodite vuole l'immobile migliore con la vista più spettacolare. Finché al sicuro da occhi indiscreti, a me sta bene. Vabbè, padrone della regione, si decide la location. Da quella grande altezza, uno stormo di uccelli che si nutriva presso uno splendido melo catturò l'attenzione di Fenix. Ero un po' più in alto di Fenix quando pensai che dare Afrodite in moglie ad Efesto avrebbe messo fine ai litigi tra gli dei che se la contendevano. Sì, quella vista dall'Olimpo è davvero incredibile. Mi manca. E continuerà a mancarti. Quindi, non ci provare. Ok, questa regione l'abbiamo sbloccata. E pare anche abbastanza grande. Ok, quindi questa sarà la missione principale, giusto? Penso di sì. La valle dell'eterna primavera si ritrova nella parte più bella dell'isola d'oro, ma il suo meraviglioso panorama nascondeva i segreti più orrendi. Benissimo, invece questa che cos'è? Un fulmine ha colpito il maestro sul cielo facendolo precipitare su una rupe. Vabbè, questo sarà una quest secondaria. Sala dei trofei, viaggio rapido, la foto degli utenti. Vabbè, io nel frattempo approfitto del punto alto per vedere se ci stanno altri luoghi di interesse, quindi ci vediamo poi dopo aver recuperato la maggior parte. Ok, allora abbiamo, diciamo, individuato qualche punto saliente e ora dirigiamoci verso il melo. Sì. Olè. Comunque l'impatto grafico veramente è... mi piace tantissimo. Bei colori. Poi anche la grafica si mescola, si presta benissimo al ritmo di gioco e alla narrativa del titolo. Mi sta veramente stupendo e piacendo. Tornate tutte le volte che avete fame, capito? E dite a tutte le altre creaturine che sono qui per servirle. Menzesche disponibili già e note. Oh, se potessi muovermi ve le porterei. Consiglio un giorno. Arrivo. Eccoci. All'improvviso, la maestosa... no, mannaggia. Tu per caso sei... Afrodite? Sì, sono io. Sono davvero lieta di conoscerti. Fenix, scusami, sono una tua grande ammiratrice. Sei la protagonista delle storie d'amore più epiche di tutti i tempi. Devo ammettere che non mi aspettavo un albero, ma anche nel tuo stato arboreo sei splendida. Oh, sei molto dolce, ma l'unico specchio nel quale mi osservo ora riflette i sorrisi felici delle creature che aiuto. Ah, se solo potessi raggiungere chi ha più bisogno, ma... ahimè, queste radici mi bloccano qui. Quindi questa è opera di Tifone. Non potrai usare la tua bellezza per muovere Nar o ispirare il valore in battaglia contro di lui. Io?
dare inizio a una guerra. Non so da dove ti vengano certe idee. La vera bellezza risiede nello spirito di servizio. Il vero amore significa donare se stessi agli altri. Il nome di Afrodite avrebbe dovuto sempre significare tutto questo. No, non può aver detto così. Ora sono diversa. La mia vecchia essenza è chiusa in una cripta sotto la mia radice più grande. Meglio così. Forse potrei riportarti quell'essenza. Avrò bisogno di alleati contro Tifone. Dobbiamo pensare agli affamati. Hai detto che vuoi liberarti dalle radici. Per nutrire gli affamati, naturalmente. Bene, ho esperienza con la terra. Non ero bravissima, ma so come danneggiare le piante. Sale, le fa seccare. Oh, funzionerà? Ma le mie radici non sono normali, chiaramente. Sono ancestrali, potenti. Quindi ci servirà dell'acqua salata mitica? Oh, oh, la profezia recitava: una perla in acque agitate. Tu eri una perla nata da acque mosse. La spuma marina della tua nascita. Sì, che idea brillante. Ma non potrei mai chiedere a una sconosciuta di darsi la pena di ricreare le condizioni della mia nascita. E se fosse la sconosciuta a chiedertelo? Se una sconosciuta chiede di essere disturbata, allora immagino non sia affatto un disturbo. Ecco come ottenere la spuma marina dal mio luogo di nascita. Ah, ma io so già tutto! Mamma adorava questa storia. Nonno Urano lanciò una perla in mare. Questo si agitò e così dalla sua schiuma nacque Afrodite. Una perla? Nonno? Non credo sia proprio... La storia è sicuramente questa. Va bene, allora è andata proprio così. Va bene, devo lanciare con forza una perla nell'oceano. Sembra facile. Oh, grazie, Phoenix. Tra poco servirò mele fresche a tutti i meno fortunati dell'Isola d'Oro. Perché parli a bassa voce? Per non spaventarlo e farlo scappare. Ma cosa usi? Ne posso avere un po'? Accidenti, è più assurdo di quella volta che Demetra trasformò in lucertola quel ragazzo. Afrodite, dolce e generosa, niente più guai? Non è quello che speravi avvenisse quando l'hai data in sposa a Efesto contro la sua volontà? Ehi, un momento, non... Insomma, lo sapeva che lo facevo per il suo bene. Fai rotolare la perla nell'oceano. È abbastanza distante la perla. Che cos'è questo luogo? Sì. Devo fare qual... Devo prendere tutti? No, perché poi ricicciano. Che cosa dovrei fare? Vabbè, raccattiamo tutto il raccattabile e poi... Vabbè, ce lo diranno in seguito che cosa dovremmo fare. Allora, sulla strada abbiamo trovato questo forziere con questi dolci e amorevoli e amichevoli soggetti. Pare brutto a lasciarla così da sola, la poveretta cassa. Quindi io quasi quasi ci provo. Effetto sorpresa, non c'è più, vabbè. Piano, piano, aia, 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 aia. Con calma, con calma, con calma. Allora, prima ci togliamo questi. Perfetto. Olè. Con assoluta calma. Eh no. Allora, mangia, mangia, che qua dobbiamo recuperare un po' di salute e stare il più possibile full. No, non vedo niente.
Senti, se fai una carica quando stanno gli altri. Dai. Piano piano. Piano piano. Eh no, dovevi fare un ultimo scatto, sorella mia. Olè. Mangia, mangia. Piano. Piano. Bravissimo. Aspetta. Dai, 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 veloce. Dai. E mo' è rimasto soltanto lui. Ok, dai. Con calma. Bravissimo. Forse abbiamo capito. Vieni, fai la carica. Che fai, te ne vai. Ui, non fare il timido. Scusa, giovane. Ah. Eh no. Per fortuna che non si rompono le colonne. No, troppo corti. Vieni, vieni qua, fai una carica. No. Dai. So che vuoi caricare, dai. No. Vabbè, bando alle ciance. Dai. Ti uccidiamo. Così. In una maniera. Olè. Senza fronzoli. Però senza fronzoli ci fa male questo se ci pende. Sì, ho sbagliato a prendere la pozione. Non so neanche a che cosa serve quella pozione. Dai. Dai che va un attimo. Olè. Dai, veloce. Ora che ha perso un po' di resistenza. Dai che manca pochissimo. Olè. Grande così. Prendi questo. Sperando che ci sia qualcosa di molto interessante qua dentro. Una nuova arma, tempesta, che sarà un'altra ascia. Vediamo che ci dà. Allora, 20% probabilità di infliggere danni tripli con combo aerea ascia. Molto interessante. Sì. Andiamo con questo. Perfetto. Poi scopriremo tutti questi fantasmi a che cosa servono. Nel frattempo mangia qualcosina così ti riprendi la salute e riprendiamo il nostro viaggio verso la perla.